Tuo fratello oggi mi ha detto che sei andato bene. Che sono andato bene. E lui è sincero. Insomma, non mi piace molto come hanno fatto. I giudici come hanno. Insomma, fatto la serata. Perché, boh. Io non dico che Morgan. Boh, Simone l'ho vista un po' arrabbiata. Poi c'è sempre questa cosa di quando dicono i tuoi cantanti che hanno suonato, chissà che si riferisce. Insomma, mi tirano sempre in causa, ecco, io. Boh. Magari non si riferì a me, ma credo si riferisse a me. Però alla fine. Quando uno ci mette l'anima nelle cose. Boh. Io mi sono impegnato tanto questa settimana. Quindi, boh. Il risultato è arrivato, ecco, quindi l'importante è questo. A Rias erano andati in nomination, in ballottaggio tante volte, mi aspettavo andassero ancora loro stasera, però hanno fatto una esibizione perfetta, cioè hanno veramente, mi hanno emozionato di fare Rias stasera, veramente. Il brano è importantissimo. L'ultima volta. Il segno dell'assurdo questo. Tu a parte mi lasci sola, sei proprio una grande. Se era per me, sono rimasta. Fino alla fine. Ciao bella. Salutami Rur. Ciao Rur. Bello, bravo. Sì. Ciao. Cucino solo adesso. Ridi. Ridi. Ok. L'eliminazione di stasera è la cosa più triste e paradossale che abbia mai vissuto da quando sono qui dentro. Triste perché Ambra Marie è una ragazza solare, affettuosa, io vorrei che una delle mie figlie assomigliasse a lei. È paradossale perché secondo me sono andate in ballottaggio due persone che io ritenevo le più forti, cioè fra le più forti insieme ai bastardi, che sono Daniele e Ambra, che erano Daniele e Ambra Marie. Ho capito una cosa, che stasera veramente mi avevo fatto anche delle scommesse così fuori, avevo detto per me esce questo, per me esce quell'altro, veramente qua dentro non capiamo veramente come funziona, cioè come arriviamo alle persone, non si capisce, ecco, io non, sicuramente c'è un motivo perché noi siamo qua e Ambra Marie è uscita e Daniele ha rischiato di uscire, c'è un motivo a tutto questo. Simone Ventura ha detto che è colpa di Morgan, per me non ovvio, il giudizio dei giudici può influenzare comunque il parere del pubblico, però secondo me Simona ha un po', cioè magari si è lasciata prendere perché è arrabbiata, aveva detto che è colpa di Morgan, non è colpa di Morgan, perché Morgan non può influenzare tutta Italia, ecco. L'Ambrona nazionale. L'Ambrona nazionale deve essere sempre l'Ambrona nazionale. Anche fuori di qua. Grande. Salutatemi Farias, che non ne ho visti, e basta. Jacopo da Merite. Mi mancherete tutti quanti. Ci ha lasciato tutti impiacenti quando c'è qui. Per me. Faccio arrivare una pizza. No, le fa mattina, tanto ha imparato bene adesso a farle. No, ma questa è l'eredità. Matteo le lasagne non so. Adesso cosa spedisci con te?
Ambra, siccome dovremmo andare, io ti salutiamo adesso. Sì, va bene. Ciao, poi. Ciao, Io. Ciao. Ciao, grazie a tutti, mi mancherete tantissimo, veramente, mi mancherete più voi che tutto il resto. Ciao. Io penso che Ambra sia uscita a testa alta stasera, però in cuor suo io so, perché la conosco, che è un po' perché a lei questo pezzo non piaceva. E questa cosa del cambiamento a tutti i costi un po' l'aveva spaventata. E comunque credo che un po'... Però secondo me non deve assolutamente rimproverarsi nulla, perché alla fin fine ha già avuto modo di dimostrare quello che effettivamente è. Possibilmente, non lo so, è stato... Io do molto valore al caso, no? Pirandello parlava di caso, io sono concittadino di Pirandello, quindi anch'io mi associo in questo, diciamo, modo di pensare. I giudici vanno ovviamente per tentativi, cercano di seguire delle strategie o cercano di definire la personalità dell'artista attraverso appunto l'assegnazione dei brani. Questo può essere appunto, è comunque un rischio. C'è un problema qui, c'è un problema di fondo, è che qui si vive tutti insieme. E fortunatamente sono tutte persone che amano la musica e quindi con cui secondo me ci si trova in un affiatamento naturale, e pur riconoscendo le diverse caratteristiche che hanno gli uni dagli altri, si vuole bene a tutti. E io sinceramente, se stasera fosse fuori Andrea e non fosse fuori Ambra Marie, io sarei triste lo stesso, perché col tempo veramente ci si affeziona, e la cosa triviale è che si è in competizione proprio con quelle persone con cui ci si affeziona, a cui ci si affeziona.